Fatto importante, siamo riusciti a far vedere all'ex ministro che la distanza effettiva che esiste tra l'ipotetico rigassificatore che deve nascere a Porto Empedocle, la Valle dei Templi, le case dei cittadini di Porto Empedocle, la casa natale di Luigi Pirandello. E il ministro Bellanova non ha potuto che prendere atto che in effetti vi sono dei pericoli, vi sono dei rischi e che va valutata la nuova situazione alla luce di quello che siamo riusciti a dimostrare visivamente. È un rischio che non possiamo correre, anche se ministro Bellanova, Calenda e Renzi sono favorevoli, come è giusto che sia, ai rigassificatori. Un rigassificatore sì, ma non in quel luogo, che non è assolutamente idoneo. Qual è la proposta alternativa? Ma ci sono altre proposte alternative, per esempio l'Italia sta puntando tantissimo sulle navi gassiere che attraccherebbero nelle zone a nord dell'Italia dove maggiore il consumo del gas. Staremo a vedere, certamente noi ci battiamo per il rispetto dei nostri luoghi, sarebbe la fine assolutamente della vocazione turistica di Agrigento e di tutta la Puglia.